Essere qui, diciamo, a marciare in maniera silenziosa per le libertà dei popoli oppressi. È certamente un grande segno di solidarietà verso tante persone che soffrono e di cui non si occupa abbastanza la stampa e l'opinione pubblica. E questo è un segnale, anche se piccolo, di attenzione verso queste popolazioni così, diciamo, in sofferenza. Alle volte i diritti sono scontati, specie in posti come ne parlavamo prima con persone che magari vengono dal Tibet, dall'Iran, dove i diritti più elementari, anche quello di manifestare, di parlare, può portare a essere incarcerati addirittura o anche alla pena di morte. Noi qui in Italia abbiamo ancora questa libertà, ma la sappiamo usare? Noi in realtà abbiamo tante difficoltà proprio nell'esprimere il nostro malcontento, anche le nostre oppressioni. Anche noi siamo oppressi in tanti modi più o meno visibili e abbiamo difficoltà a manifestarle in pubblico e presso gli organi, diciamo, di stampa, i media, eccetera. Questo senza dubbio. Quindi non sempre, e qualche volta addirittura usiamo male questa libertà, perché c'è una grande confusione, un grande qualche volta accento sulle cose minori mentre si trascurano quelle più importanti e così via.